cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong, pratichiamo gli esercizi interiori di Shaolin. Sono esercizi predisposti, quindi elaborati molti secoli fa dai monaci di Shaolin sulla base delle caratteristiche fisiologiche e psicologiche dell'uomo, e sono esercizi che sono stati predisposti e ideati per prevenire le malattie e per preservare, quindi mantenere lo stato di salute. Oggi pratichiamo la seconda serie di esercizi interiori che serve a raccogliere energia dal sole. Questo esercizio è consigliato che venga effettuato all'aperto, proprio perché diciamo è importante farlo davanti alla luce del sole, perché per questo esercizio noi dovremmo assorbire l'energia che promana dal sole all'interno del nostro corpo. Vediamo adesso come fare. Allora, innanzitutto ci mettiamo in posizione, la prima posizione Qigong, e in questo caso richiamo quindi la vostra attenzione su un altro video che trovate sul canale Tao Power Life, in cui illustro le prime due posizioni di Qigong che servono ad accrescere gli effetti della pratica, quindi la posizione dell'ago e la posizione di sedersi sulla nuvola. Ci mettiamo in questa posizione, che è la posizione dell'ago e ricerchiamo la nostra collocazione di uomo fra l'energia del cielo e l'energia della terra. Le mani quindi cadono lungo i fianchi, possiamo chiudere gli occhi, la respirazione è lenta, e la respirazione è costante, continua e profonda. I pensieri non ci sono più, perché siamo totalmente concentrati con noi stessi in quello che stiamo facendo, cioè la pratica di Qigong. Cerchiamo di rilassare il collo, cerchiamo di rilassare completamente e svuotare anche il nostro cuore da tutte le preoccupazioni. Respiriamo lentamente e stiamo alcuni minuti in questa posizione. È una posizione molto importante, perché serve a richiamare l'attenzione del nostro corpo su quello che stiamo facendo. Serve a creare una situazione di rilassamento. Vediamo già che dopo alcuni secondi la circolazione del sangue, le nostre mani si attiva, le nostre mani diventano rosse. Apriamo dopo qualche minuto una gamba e posizioniamo i piedi alla distanza delle spalle. Pieghiamo leggermente le ginocchia e assumiamo la posizione di sedersi sulle nuvole, come se la nostra nuvola che abbiamo qui sotto fosse il nostro sgabello. E andiamo a porre l'attenzione adesso anche su alcuni punti. Andiamo a mettere la lingua sotto il palato, poniamo l'attenzione sul punto Baiyui, che si trova sulla sommità della testa, la testa che è sospesa. Andiamo a liberare, ad aprire anche il bacino, quindi che si rilassa, si apre, e andiamo anche a concentrarsi sui punti Yongquan, che si trovano al centro più o meno della pianta, e sono dei punti energetici importanti che ci permettono di avere il contatto con la terra. E cerchiamo il radicamento con i piedi sulla terra, come se dai nostri piedi cominciassero a sprofondare delle radici. Tanto più profonde vanno le radici dentro il terreno, tanto più la nostra posizione è stabile, è radicata, mentre dall'altra parte la testa invece cerca non il radicamento, ma cerca di innalzarsi. Ecco, e noi siamo tra il cielo e la terra, quindi un'estensione verso l'alto, un'estensione verso il basso. Ritroviamo in questa posizione l'equilibrio tra le due energie che ci nutrono, tra le due energie che accrescono la nostra vitalità, che è lo yin e lo yang, ed è la giusta combinazione di equilibrio che ci fa star bene. E poi andiamo a proiettare l'attenzione anche sul punto Uyin, che si trova quindi alla base del perineo, e laddove noi andiamo a esercitare il muscolo pubblico ciglieo, che abbiamo visto in altri esercizi, quando andiamo in fase di ispirazione. Proiettiamo questo punto sul terreno e quindi avremo un punto proiettato sul terreno esattamente al centro, tra i due punti Yongquan dei due piedi, e creiamo una posizione di allineamento tra punti energetici, due sotto i piedi ed uno che è la proiezione dell'Uyin.
Ricerchiamo l'allineamento dei tre dantien, uno, due, quello del cuore e tre, quello sotto l'ombelico. Stiamo rilassati anche in questa posizione per alcuni minuti prima di cominciare l'esercizio interiore di Shaolin a raccogliere l'energia dal sole. Bene, spieghiamo questo esercizio. In questo caso le mani che diciamo partono dalla posizione laterale lungo i fianchi, guardano con i palmi verso l'alto. Abbiamo già le mani calde, con pochi minuti in queste due posizioni perché il flusso del sangue è cominciato ad attivarsi in seguito ad un miglioramento della circolazione energetica, quindi fluisce tutto più armoniosamente, il nostro corpo è più caldo. E le mani, i palmi sono rivolti verso l'alto. Da questa posizione andiamo ad aprirli verso l'alto, le mani si sollevano e quando le mani vanno in su, cominciamo ad ispirare con il naso. Le braccia salgono, le mani a un certo punto si guardano e quando le dita delle mani stanno per toccarsi, ecco che i palmi invece non guardano più su, ma guardano giù. Da questo punto tratteniamo l'aria per un momento. La lingua scende perché comincia la fase della espirazione con la bocca. Quindi qui abbiamo ispirato con il naso e abbiamo al tempo stesso anche contratto il muscolo pubo-cuciceo ed anche il muscolo dell'ano, no? Sono dei centri energetici abbastanza collegati, molto importanti per la generazione dell'energia. Sono punti di chiusura che evitano che l'energia si disperda e quindi ecco perché si genera, perché si mantiene all'interno del corpo. Inspiriamo, attiriamo energia solare dal sole, chiudiamo i punti di fuoriuscita, quindi sulla base, la base del perineo, muscolo pubo-cuciceo contratto e nel momento invece in cui espiriamo, la lingua scende dal palato, espiriamo con la bocca. Il muscolo pubo-cuciceo è rilassato, espiriamo e nel momento in cui espiriamo aggiungiamo la visualizzazione. L'energia del sole entra nel punto Bayui, ma la immaginiamo come una tigre bianca che dalla cima della montagna si slancia sul punto. Il punto Bayui e scende giù questa energia raffigurata come tigre bianca, dove scende? Man mano che espiriamo e le mani scendono, e davanti al viso, poi davanti al petto, e poi scendono fino davanti all'addome, ecco che l'energia scende e dov'è che arriva? Arriva al basso addome, al dantien. Dantien che è la posizione in cui andiamo ad accumulare l'energia proveniente dal sole. E poi le mani ritornano alla fine dell'espirazione lungo i fianchi e ricominciamo per almeno 10 ripetizioni. Cominciamo quindi con la prima. Inspiriamo con il naso, la tigre bianca che entra l'energia dal punto Bayui e la portiamo questa energia espirando nel dantien inferiore, due dita sotto l'ombelico. Inspiriamo e espiriamo con la bocca. Inspiriamo ed espiriamo con la bocca. Quando inspiriamo possiamo guardare anche con il collo, con gli occhi, seguire il movimento e guardare verso l'alto. Espiriamo, seguiamo il movimento delle mani, la testa ritorna in posizione. Inspiriamo ed espiriamo. Per aumentare ancora l'efficacia della pratica possiamo seguire il movimento anche con le ginocchia, quindi l'estensione delle gambe quando ispiriamo, poi le ginocchia si piegano leggermente quando espiriamo. Ancora 4. Inspiriamo, la respirazione è profonda, lenta, costante e continua. Inspiriamo con il naso, la lingua è sul palato, stacchiamo la lingua, la tigre bianca si slancia dalla montagna. Espiriamo con la bocca e seguiamo il movimento delle mani che conduce l'energia del sole nel nostro dantien.
Inspiriamo, espiriamo, ancora un'altra, inspiriamo ed espiriamo. Ora manteniamo la posizione, le braccia sono lungo i fianchi, chiudiamo gli occhi, manteniamo la respirazione lenta, profonda, costante e continua e andiamo a percepire cosa è accaduto nel nostro corpo grazie a questo semplice movimento e associato alla visualizzazione, associato alla respirazione. E alla nostra mente che è concentrata e priva di preoccupazioni, noi siamo totalmente concentrati in quello che abbiamo fatto e noi siamo laddove è la nostra intenzione. E la nostra intenzione è quella di prenderci cura del nostro corpo, ricaricarlo di energia, stiamo all'aperto, abbiamo davanti il sole, abbiamo utilizzato l'energia del sole per ricaricare il nostro corpo e avvertiamo ora, ci sintonizziamo con il corpo, avvertiamo le sensazioni e lo avvertiamo anche dei pizzicori sulle mani, sentite, e anche una sensazione piacevole quando la circolazione si rimette in moto, ora apriamo gli occhi, ritorniamo in posizione. E quindi è molto importante ripetere questo esercizio anche giornalmente. Lo possiamo associare alla prima serie, cioè fare la prima serie di esercizi interiori di Shaolin, raccogliere energia dalla natura e poi, dove però ricordiamo che la posizione quindi dei palmi era diversa rispetto, e poi lo facciamo seguire da questo esercizio che è raccogliere l'energia dal sole. Oppure possiamo fare anche gli esercizi, diciamo, in maniera singola, possiamo alternare alcuni. Un esercizio farlo la mattina e uno il pomeriggio. Sono esercizi di raccoglimento dell'energia che, come dicevo all'inizio, sono stati elaborati sulla base delle caratteristiche fisiologiche e psicologiche dell'uomo. I taoisti erano dei profondi conoscitori della natura, erano dei profondi osservatori, osservavano gli animali, osservavano i ritmi della natura, osservavano le stagioni. E osservavano anche tutto ciò che accadeva anche all'uomo nel rapporto con l'ambiente esterno, ma anche all'uomo nel rapporto con l'ambiente interno, cioè al nostro microcosmo nel macrocosmo, e vedevano come le relazioni, quindi dall'esterno all'interno, erano delle diciamo relazioni quasi simmetriche, per cui ecco che noi capirono che abbiamo la possibilità di entrare nel nostro microcosmo e capendo le relazioni che vediamo all'esterno anche di diciamo replicarle e comprendere il nostro interno che è molto molto più complesso perché noi abbiamo la necessità di svuotare la mente, svuotare il cuore, quindi concentrare l'attenzione su di noi per ritrovare ciò che avviene dentro di noi. Ecco, quindi prendiamo spunto da questi esercizi in cui ci predisponiamo all'ascolto e in cui carichiamo il nostro corpo per prendere consapevolezza e conoscenza di quello che siamo. Così come hanno fatto i maestri taoisti, noi replichiamo ed impariamo step by step a vedere, quindi a comprendere e a utilizzare le potenzialità che abbiamo nascoste all'interno di noi. E leggo sempre con piacere tutti i vostri commenti e date testimonianza diciamo, nei singoli video degli effetti positivi che la pratica costante, perché ricordate, la pratica costante è l'unico ingrediente importante del Qigong, vi stanno dando, perché sicuramente la pratica costante degli esercizi vi darà dei benefici, stimolerà il sistema immunitario, vi sentirete più vitali, più forti, datene testimonianza nei commenti. Se il video vi piace, datene testimonianza con i like e soprattutto con le condivisioni per mettere a disposizione di tutti questi esercizi che hanno un valore millenario e che sono in grado di accrescere la nostra salute. Quindi mettiamo a disposizione di tutti questi esercizi per il benessere di tutti. Grazie, noi ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life.